10, capitano, vieni a fermamento. Numero 5, Nicolò Giovetti. Numero 6, Lucio Di, Giuseppe Pere. Numero 16, Melissa Lamberto. Numero 40, Rosario Balassoli. Numero 33, Gaia Luzetti. Numero 12, Elisa Martini. Numero 19, Marianna Orlandi. Numero 2, Chiara Mordoni. Numero 9, Marianna Tanic. Cantina a vista di Corradino, la signora Patrizia Pignani. Per la vita statale sul destino, con numero 16, il capitano Tiziano, brava. Numero 29, Elisa Campagnaro. Numero 4, Angelica Casalotto. Numero 6, Anna Cazzola. Numero 10, Alessia Monacchi. Numero 8, Vanessa Togatta. Numero 11, Giovanna Lugarini. Numero 26, Francesca Rodrigo. Numero 15, Chiara Marconi. Numero 41, Carletta Pugliese. Numero 12, Giorgia Sapione. Numero 30, Ernestina Scima. Numero 3, Irene Stefanelli. Numero 14, Sara Tuttari. Numero 31, Piera Cugna. Buonasera gentili spettatori dalla Pala di Saro di Mestrino. Per la 12ª giornata del campionato di Serie 1 femminile di pallamano si affronteranno a breve il padrone di casa della Lille Espresso Mestrino e la squadra ospite della Casa Grande Padana. Informazioni rapidamente partendo dalle ospiti. Casa Grande Padana schiera col numero 14 Simone Artoni, numero 18 Alessia Artoni, numero 24 Canessa, numero 8 Franco, numero 10 Capitan Furlanetto, numero 5 Giombetti, numero 6 Chere, numero 16 Lamberti, numero 40 Lassoli, numero 33 Lusetti, numero 12 Manzini, numero 19 Orlandi, numero 2 Rondoni, numero 9 Tanic. Panchina mister Matteo Corradini, affiancato dalla dirigente accompagnatore, la signora Patrizia Pingani. Per la Libera Espresso Mestrino, il numero 16 Capitan Braga, numero 29 Campagnaro, numero 4 Casarotto, numero 6 Cazzola, numero 10 De Marchi, numero 8 Diogatto, numero 11 Lucarini, numero 26 Luchin, numero 15 Marcon, 41 Pugliese, numero 12 Sabbion, numero 30 Scima, numero 3 Stefanelli, numero 14 Ziculari, numero 31 Zuin. Panchina mister Giuseppe Lucarini, affiancato dal dirigente Francesco Sabbion. A dirigere l'incontro la coppia arbitrale Limido Donnini. Gara ad altissima tensione, quella di questa sera, con Casalgrande che viene da due vittorie consecutive al photo finish, pesanti vittorie consecutive al photo finish, una a Oderzo e una in casa contro Cassano. Parte ora l'incontro con Mestrino che attacca da sinistra a destra in maglia verde, pantaloncini neri. Casalgrande difende in maglia rossa, pantaloncini neri. Stefanelli, Diogatto, Lucarini, ancora Stefanelli per Diogatto, esce Pugliese, servita Diogatto, Lucarini, Stefanelli, scarica Lucarini, Diogatto, palla arriva a Pugliese e segna punto numero 1 dell'incontro al 46esimo secondo di gioco. Mestrino sblocca il punteggio 1-0, la rete di Carlotta Pugliese. Tanic, Furlanetto, attenzione da fuori, Franco, Tanic, ancora Furlanetto, si alza Furlanetto e segna. Molta attenzione da prestare alle bordate da fuori di
Irene Furlanetto. La rete. Doppio appoggio. Scarica il mancino alle spalle di Melissa Lamberti. Furlanetto. Tanic Franco che agisce da terzino. Simone Artoni. Furlanetto. Alla terza da Casalgrande. Mestrino si può riproporre in attacco. Diogap, scavalcamento su Artoni. Atterrata Diogap. E la munizione per Simone Artoni. Gira palla in attacco Mestrino. Stefanelli, Lucarini, aggressiva Simone Artoni che ha già il cartellino sulle spalle. Diogap, De Marchi, Diogap, stavolta prova sulla sua strada, Melissa Lamberti. Sempre 2-1 punteggio, Franco, Tanic. Ancora Tanic, Franco, doppio pivo, Tanic, palla che si spegne sul fondo. Questa rimessa dal fondo. Già battuta da Mestrino. Sempre 2-1 il punteggio, minuto 3 e 20 secondi di gioco. Stefanelli! Solo 9 metri, guadagnati da Irene Stefanelli. Evidente il fallo da parte di Furlanetto. Lucarini, De Marchi, si oppone Lamberti. Andiamo al quarto minuto di gioco, Furlanetto, scarico per Franco, palla persa, il passaggio da Franco ad Alessio Artoni. Mestrino spinge Lucarini, lo scarico per Cazzola, un po' forzato. Ancora Lucarini che sfida Giombetti, non passa, 9 metri. Stefanelli, Diogap, De Marchi, Diogap, Stefanelli. Lucarini, Stefanelli ancora, Diogap da fuori, scarica invece a Lucarini, Stefanelli, agisce all'esterno, però Stefanelli, lo scarico sul piede di Ilenia Furlanetto, chiaramente involontario, ma 9 metri a favore di Mestrino, già battuto. Gioco passivo, Diogap, Lucarini, la finta, va Lucarini. Chiude il polso, chiude troppo però. Non riesce a trovare il più due Mestrino. Furlanetto. Franco. Furlanetto. Artoni, Tanic, Furlanetto. Sotto fallo. Diogap lancia De Marchi in contropiede, Tanic simbola e disinnesca il contropiede mestrinese. Buona anche la risposta di Lamberti su Lucarini. Giombetti in contropiede, scarica Simone Artoni. La munizione in arrivo per la messa a Diogap. Al pareggio Casalgrande, minuto 6 di gioco, 2-2. Diogap prova a incunearsi nella difesa emiliana,
De Marchi, Dio Gap, Stefanelli, Lucarini. Dai, passo mentre è stato fuori da Franco. Stefanelli. Dio Gap. Furlanetto scarica per Franco, Tanic, sottomano di Tanic, ci mette la mano, Lukin, palla recuperata, De Marchi. Stefanelli. Deonappa. Ancora Stefanelli. Lucarini, Stefanelli, la traversa, dice di no a un grande tiro di Stefanelli, Giombetti in contropiede, parata di Francesco Lucchini, che si conferma un grandissimo, grandissimo fermo. Ci avviciniamo all'ottavo di gioco. Estremo 2, Casalgrande 2. Lucarini, Stefanelli. Ancora Lucarini. La finta. Scarica Cazzola. Lucarini. Sotto mano di Lucarini. A Lamberti. Grande prestazione anche al giovanissimo portiere casalgrandese. Vedo il vantaggio di Casalgrande al minuto 8, 36 secondi. Stefanelli, Lucarini. Stefanelli scarica De Marchi a spazio, lo preferisce far girare. Dio Gap, Lucarini. Subito la Anna che è sempre libera. Pugliese. Ecco il pareggio di Mestrina. 9, 10 secondi. Carletto Pugliese. Seconda rete per Carletto Pugliese. Franco, Tanic, Franco, Murata, e Lucchini lancia De Marchi in contropiede, e segna, freddissima adesso De Marchi, pallone difficile per l'opposizione di Tanic che la rincorreva, riesce comunque a trovare coordinazione e la rete del sorpasso mestrinese a minuto 10. 4 Mestrino, 3 Casalgrande. Tanic, Furlanetto, scarica Franco, Giombetti, Furlanetto, sfida Stefanelli, Tanic. Tanic! Lucchini ancora. Giombetti, Artoni. Lucchini ancora. Vede! Per la panchina mestrinese, per mister Lucarini. Ah,
si è fatta regare la palla sotto il naso Cazzola da Franco, molto furba nell'occasione. Guadagna anche 9 metri, quindi Casagrande resta in attacco. Urlanetto da fuori, Lucchini. Migliore in campo assolutamente Francesco Lucchini. Parate di grandissima classe. Cazzola ancora. Lamberti. Portieri sugli scudi in questi primi 11 minuti e 30 secondi di gioco. Diogato, De Marzio. Diogato, Stefanelli. Ancora Diogato, cerca di liberarsi. Attenzione al gioco passivo. Deve attaccare Mestrino. Pugliese sotto palla, 7 metri, guadagnati. Andrà Irene Stefanelli dai 7 metri contro Melissa Lamberti. Stefanelli, la rete. Più di Mestrino. 5-3. Il punteggio, come siamo al 13° minuto, 14° secondo. Furlanetto. Tanic. Lascia sul posto Diogatto e segna. Arbitraggio molto permissivo questa sera. Tanic all'arriva. Alessi Antoni subisce fallo. Duro. Non avevi fatto saltare l'impatto. Furlanetto. Scarico sui piedi. Sui piedi di Artoni. La munizione per protesto anche per dopo la sorella gemella Simone. Può tornare in attacco Mestrino. Stefanelli, Diogatto, Pugliese, Stefanelli, Lucarini, doppio pivot a Cazzola. Fallo subito da Giovanna Lucarini. E ci avviciniamo al primo quarto d'ora di gioco. Stefanelli. Questo fallo. 9 metri per Mestrino. Stefanelli, Lucarini. Lucarini! Si sblocca Giovanna Lucarini. Soluzione personale. Lascia scampo Melissa Lamberti. Tanic, Franco, ancora Tanic, Franco, il doppio appoggio, c'è Lucchini e Pugliese raccoglie. Mestrino che si porta in attacco per cercare il più tre. Stefanelli,
pugliese Lucarini. Si schianta Lucarini sulla difesa ospite. Lucarini, Stefanelli, no, scarico discutibile, ma la palla è recuperata da Mestrino. Passi chiamati a Giovanni Lucarini, non convinta Giovanni Lucarini dell'infrazione commessa. Resta più due Mestrino, ora dovrà guardarsi dalla possibile meno uno in casa grande. Franco Tanic, Tanic, Lukin, minuto 17. Partita finora decisa dai portieri, una spanna sopra le rispettive compagni di squadra, sia Lukin che Lamberti. Dio Gap, Stefanelli, Lucarini. Guarda Anna che è sempre libera. 9 metri guadagnati da Giovanni Lucarini. Pugliese, Dio Gap. Ci prova Dio Gap, scarica al sinistro, dove Lamberti non può arrivare. Il Mestrino trova il più tardi. Toni. Niente di fatto, secondo il direttore di gara. Diciottesimo di gioco, Mestrino 7, Casalgrande 4. Lucarini, Stefanelli, Pugliese. Ora Lucarini, Dio Gap, scarica per Lucarini. Lucarini, Dio Gap, meravigliosa di Vanessa Dio Gap, minuto 19 di gioco, Mestrino 8, Casalgrande 4, superlativo, il mancino di Dio Gap, ho detto che nel frattempo segna il punto numero 5 per Mestrino, per Casalgrande. Che tiro! Che tiro di Vanessa Dio Gap, incredibile. Un siluro a mezza altezza, fil di palo. Su cui Lamberti nulla può. Lucarini. 9 metri. Lucarini. La finta. Questi sono due minuti, ma hanno assegnato il cartellino giallo a Franco. La trattenuta era stata di Simone Artoni, che avrebbe guadagnato due minuti di esclusione. Lucarini, Stefanelli. Stefanelli. Stefanelli, lo scarico a Pugliese. Sotto fallo aveva trovato una rete importante Pugliese, ma gli arbitri hanno fermato il gioco prima. Chi non trova
non trova il... non trova il più 4. Allora Casagrande si riporta in attacco con Tanic, Franco, Furlanetto, lo scarico a Giombetti che prova il meno 2. Delle file mestrinesi, esce Anna Cazzola, entra al suo posto Elisa Campagnaro. Lucarini, Stefanelli, Diogappa per Lucarini, Campagnaro a doppio pivot, sotto fallo Pugliese. Diogappa, De Marchio, Diogappa per Stefanelli, Lucarini, Lucarini fuori misura. Ha trovato un buon abbrivio Mestrino in attacco. Qualche errore, Tanic di nuovo. Parziale di 3-0. Per la formazione ospite. Che vanifica quanto di buono ha fatto vedere finora dall'attacco mestrinese. 2 minuti di buio, Casagrande ne ha approfittato. Lucarini, Stefanelli, ancora Lucarini, scarica per Campagnaro, si propone al tiro Campagnaro e Lamberti di nuovo. Attenzione perché Casagrande può cercare il pareggio. Tanic, Furlanetto, braccata da Lucarini, Franco, Furlanetto, Tanic, Franco, ancora Tanic, Fatti. 2 minuti a Diogappa. Ora 2 minuti di passione per Mestrino, per di resistere all'arrembaggio casalgrandese. Antoni, Lucchin, strepitosa. Stefanelli, De Marchi, Pugliese è spostata all'ala destra. Stefanelli, marcata a uomo Lucarini. Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Pugliese, 7 metri, per la pallotta Pugliese, difesa in area, per Casagrande. Ancora Stefanelli, dai 7 metri, Stefanelli contro Lamberti, rete. Stefanelli, torna più di Mestrino. 2 su 2 dai 7 metri per Irene Stefanelli. Cambia anche l'ala destra, mister Lucarini, esce De Marchi, entra Zitulare. Furlanetto, scarico alle spalle di Francesco Lucchini. Terza rete per Irene Stefanelli, minuto 25 di gioco. Resta qui Mestrino, si appresta a rientrare, adesso Diogappa, Pugliese, Zitulare, torna in questo momento in campo Diogappa, Pugliese riprende il suo posto in mezzo alla difesa di Casagrande, Stefanelli, Pugliese, Lucarini,
9 metri mestrino. Perde palla mestrino. Scarica Tanic, la palla arriva a Giombetti che però alza sopra la traversa, si salva Mestrino, Lucarini, Stefanelli, Diogappa, ancora Stefanelli per Lucarini. Girano palle i terzini mestrinesi. Lucarini, Stefanelli, trova un varco! La sua terza rete alle spalle di Melissa Lamberti. 26 minuti, 45 secondi di gioco. Mestrino 10, Casalgrande 8. Giombetti al secondo pivot. Tanic fuori misura nella destra di Lukin, il tiro di Mariana Tanic, numero 9 di Casalgrande, arrivata in estate dalla Leonessa Brescia. Organizza gioco Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Diogap. Due e mezzo al termine del primo tempo. Campagnaro, Stefanelli, Lucarini, Diogap, Zicolari. Ancora Diogap, a spazio Diogap, scarica il mancino. Potente ma non preciso. Urlanetto scarica per Artoni. Ecco fallo pugliese. Furlanetto. Scarica Tanic. Ancora Furlanetto, perde palla. La ruba a Campagnaro. Che prende anche il fallo. Chiamato time out mister Corradini, quindi verosimilmente si tornerà con Casalgrande in attacco. No. 1.40 al termine del primo tempo, 10 Mestrino, 8 Casalgrande. Ogni parola per il 50 centesimo. Guarda Francesco, 50 centesimo ogni parola, per voi sapere quanto che ti guadagno. Ti fa per la passione. Ti fa un po' criticare dopo di disastro. Minuto tecnico. Quindi si riprenderà come previsto. Con Casalgrande in attacco. Tanic. Furlanetto, Tanic, Franco, ancora Tanic per Furlanetto, Giombetti, Tanic, Franco, non passa, Francesca Franco, Artoni, Tanic,
Ivanovic, Furlanetto. Taglio in area per Alessio Artoni. E quindi ultimo minuto di gioco nel primo tempo con Mestrini in attacco. Ed è importantissimo trovare Pietra in questo momento per Mestrino. Ho fatto una pompata. Stefanelli, Dio Gap. Stefanelli, Lucarini. Scarica Dio Gap. La rete! E Vanessa Dio Gap. Si trova più tre. E due minuti. Due secondi al termine del primo tempo. Mestrino 11, Casagrande 8. Secondi. Tanic, Lusetti, Tanic. Scarica Lusetti. Da Alessio Artoni. A tempo scaduto andrà Elena Furlanetto dai 7 metri contro Francesca Lucchino. Parte Furlanetto e la rete. Termina il primo tempo. Mestrino 11, Casagrande 9. Poco contento mister Lucarini in panchina della prestazione della sua squadra. Ribadiamo sugli scudi i portieri più che gli attacchi e le difese. Ma tant'è, ci sentiamo tra una decina di minuti per il commento del secondo tempo di Mestrino Casagrande.
diretta dalla Pala di Sarro di Mestrino. Sta per iniziare il secondo tempo di Mestrino Casalgrande. Punteggio per il momento premia la formazione di casa 11-9, due le reti di vantaggio per Mestrino. Non brillantissima prestazione offensiva di Mestrino, spettacolare la prestazione in porta di Francesca Lucchini. Parte in questo momento il secondo tempo. Furlanetto, Musetti, Tanic. Musetti ancora per Furlanetto. Furlanetto, Tanic, Musetti, scarica a Simone Artoni. Tanic, Musetti perde palla, recuperata da Zipulari, prende intelligentemente il fallo. Attacco sfumato per Casalgrande. Mestrino che si riporta in avanti a cercare il più tre. Zipulari, Diogap, Stefanelli, Lucarini per Cazzola. Diogap, palla arriva a Cazzola, la rete. Anna Cazzola trova il timing giusto per il taglio, servita intelligentemente da Diogap. Più tre Mestrino, 12-9. Sul rovesciamento di fronte, la rete di Casalgrande porta la firma di Alessio Artoni. Torna in campo Franco. Gol pesante quello di Alessio Artoni, con Casalgrande ancora in inferiorità numerica. Ristabilita la parità in questo momento. Entra Franco. Diogap scarica per Lucarini, Stefanelli, Zipulari. Scarica Stefanelli, è l'opposizione ancora di Lamberti. Partitona anche di Melissa Lamberti. Furlanetto, palla arriva a Pugliese. Stefanelli scarica Diogap in contropiede, non sbaglia Vanessa Diogap. Quinta rete dell'incontro per lei. Mestrino 13, Casalgrande 10, 2:30 di gioco nella ripresa. Tanic, Franco, Tanic per Furlanetto, Artoni. Tanic, scarica Franco, Giombetti, ancora Tanic. Franco trova un varco alto, alto il tentativo di Francesca Franco. Diogap, Stefanelli, Lucarini per Cazzola. Diogap, Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Diogap. Zipulari per Stefanelli, lo scarico a Pugliese, la palla arriva a Zipulari, non se la sente di andare a tirare. Stefanelli, Diogap, Lucarini. Subisce fallo Pugliese, 9 metri, battuti. Stefanelli si libera, al tiro, traversa. Azione personale di Irene Stefanelli, solo la traversa le nega la gioia di un grandissimo gol. Tanic, Franco, sanzionata con 2 minuti la spinta, una spinta di Irene Stefanelli su Alessio Artoni. Ancora inferiorità numerica per Mestrino.
Franco, Tanic, Furlanetto, scarica per Artoni che non sbaglia. Simone Artoni, terza rete per lei. Marcatura uomo della stessa Simone Artoni su Giovanna Lucarini. Diogap, Zipulari, Lucarini. Doppia marcatura uomo su Lucarini e su Diogap. Arriva Diogap. Fallo di Tanic su Diogap, lanciata a rete. Quinto di gioco nella ripresa. Resta più di Mestrino, la palla in attacco. Lucarini. Pugliese, lo scarico per Cazzola. Difesa di Casalgrande. Lucarini scarica Pugliese, si gira Pugliese, il globo più tre. Carlotta Pugliese, terza rete per lei, rete pesante in inferiorità numerica. Furlanetto, Tanic sbaglia lo scarico ad Artoni, allora Diogap riesce in qualche modo a salvare, invece no, no, palla uscita letteralmente. Franco, rientra Stefanelli, parità d'America ristabilita. Franco, doppio appoggio, c'è ancora Lukin, la palla raso terra, non riesce Diogap a recuperarla e quindi resta in attacco Casalgrande. Franco, Furlanetto, lo scarico per Alessi Artoni, e ancora infallibile chiuso Simone Artoni, infallibile. 14-12, settimo di gioco nella ripresa. Non decolla l'incontro, resta a due lunghezze Casalgrande. Stefanelli, Lucarini, Zipulari, Diogap. Fuori misura il tiro di Diogap. 7.30 di gioco. Si ripropone Casagrande in attacco. Tani si scarica Furlanetto. E la rete. E Furlanetto. Quinta per lei. Si riavvicina. Mestrino. Ancora cambio per Anna Cazzola. Campagnaro prende il suo posto. Ottavo di gioco nella ripresa. Punteggio ancora in bilico. Sempre a vantaggio Mestrino, ma solo di una rete. 14-13. Stefanelli. Pugliese. 7 metri. E 2 minuti a Mariana Tanic. Stefanelli. Contro Lamberti, Stefanelli, parte le finte di Stefanelli, la rete. 3-3 per Stefanelli dai 7 metri. 4 le reti. Il numero 3 mestrinese in questa partita. 15-13 Mestrino. Campo per Casalgrande, Lusetti e Orlandi. Lusetti, Orlandi, ancora Lusetti,
quindi che trova l'opposizione di Francesca Luchin. Grande occasione per Mestrino a più 2 di portarsi a più 3 con l'uomo in più. 2 gap da fuori, Dionatos scarica il mancino alle spalle di Marianna e Melissa Lamberti. 9.30 di gioco, torna più 3 Mestrino, 16-13 il punteggio. Marcatura uomo di Siculari su Furlanetto. Orlandi, Franco, Diogap. Reazione scomposta di Alessio Artoni su Diogap. Franco, fallo di Pugliese su Franco, 9 metri, Casal Grande. Decimo di gioco nella ripresa, 20 al termine. Franco, 9 metri guadagnati da Francesca Franco. Rientra in campo Tanic, Furlanetto. La serata di grazia, ma in realtà Furlanetto sappiamo che ha queste partite nelle sue corde. Gatto, Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, scarica di Ogap. Non vedono il fallo su di Ogap, quindi Tanic. Due minuti inflitti a Siculari. Una leggerezza spinta in volo su Tanic. Si ribalta la situazione degli effettivi in campo. Ora è Casagrande con l'uomo in più. Tanic, Franco, e ancora Luchin. Prende fallo però Franco. Furlanetto, Tanic, Franco, ruba palla a Campagnaro. La massima intuizione di Elisa Campagnaro. Due gatto, Pugliese, Stefanelli, Lucarini, ancora Stefanelli per Diogap. Lucarini, Stefanelli scarica Diogap. Fuori misura. Il tentativo di Diogap, che ha recuperato palla a una mano in maniera molto pregevole. Artoni, Alessia Artoni. Nuovo Casagrande meno 1, 12 di gioco. Sofferenza per Mestrino, che non riesce a scrollarsi di dosso Casagrande. Lucarini, Stefanelli. Stefanelli! Incursione solitaria. Più 2 Mestrino, 17-15. 13 minuti, 15 secondi di gioco. Partita numerica ristabilita, rientrata De Marchi al posto di Siculari. Musetti, Tanic, Furlanetto. Intervento difensivo di Stefanelli, che inibisce il passaggio di Furlanetto ad Artoni.
Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Lucarini. Mestrino, 14esimo di gioco, 16 al termine. De Gappa, Stefanelli, Lucarini. Campagnaro recupera un pallone difficile. Stefanelli scarica per De Gappa. Lucarini, la finta. Lucarini, sul secondo palo, fuori misura. Furlanetto, costo costo, Tanic, Artoni, Tanic, 9 metri. Furlanetto, attenzione a Furlanetto, scarica per Tanic, doppio pivot per Casagrande, Tanic, prova il primo palo, il tiro forzato, a buona guardia Lukin. Siamo nell'ultimo quarto di gara. Puglia Mestrino, 17-15, 15 minuti di gioco e 10 secondi nella ripresa. De Gappa, Lucarini, Stefanelli, Lucarini per De Gappa, Stefanelli per Lucarini, Stefanelli. La Pugliese probabilmente sotto fallo, buono il lancio e il contropiede firmato Simone Artoni. Di questo si parlava quando all'inizio abbiamo presentato la gara come ad altissima tensione. Punteggio basso. Il tempo scorre, ancora non è chiaro chi possa portare a casa i due punti questa sera. De Gappa, scarica benissimo per Pugliese, segna la sua quarta rete, Pugliese Mestrino 18-16. Musetti, Tanic, Furlanetto, la rete ancora di Elia Furlanetto, immarcabile Elia Furlanetto. Il 17 di gioco, 13 al termine. Sotto 17 Mestrino, De Gappa, De Marchi, Stefanelli, De Gappa, persa un attacco da Mestrino sanguinosa, Casagrande che può cercare il punto del pari. Franco in campo al posto di Alessio Artoni, torna nel suo ruolo principe, Francesca Franco, Lusetti, passi, Gaia Lusetti, respira Mestrino, Stefanelli, De Gappa, Lucarini, Stefanelli, De Gappa per Stefanelli, Pugliese, De Gappa, Lucarini, la rete meravigliosa di Giovanna Lucarini, sotto mano, all'angolo alto alla sinistra di Melissa Lamberti, più due Mestrino, Tanic, Franco, Musetti, Furlanetto,
rete Tanic, la rete di Mariana Tanic che lascia sul posto pugliese e fredda Lukin sul primo palo. Torna in campo a Cazzola. 11 al termine. Stefanelli, Dio Gappo, Stefanelli, Lucarini, Dio Gappo, lo scarico per Cazzola che è ancora perfetto per presentarsi da sola davanti a Manzini che ha preso il posto di Melissa Lamberti. Ancora più due mestrine. Tanic, Musetti, Furlanetto, Musetti, Tanic. Ancora Musetti per Tanic, palla di ritorno. Perde palla Musetti. Bisogna ragionare. Ultimi 10 minuti di gioco. Mestrino a più due. E in attacco a cercare il più tre. Dio Gappo, De Marchi, Dio Gappo, Stefanelli, Lucarini, Cazzola. La seconda pivot a Cazzola. Lucarini, Stefanelli, Dio Gappo, scarica De Marchi. Dio Gappo, lo scarica per Lucarini. Manzini! Allora finisce il fallo laterale. Resta in attacco lo stream. Difficile la conclusione di cercata da Lucarini. Stefanelli. Dio Gappo. Stefanelli. Non va al doppio appoggio. Attenzione a Orlandi. Nulla di fatto. Stefanelli. Secondi di gioco. Tanic, Musetti, Furlanetto, ancora Musetti, a terra Musetti, 9 metri, Furlanetto, Musetti per Artoni, ancora Musetti, cerca di trovare lo spazio, Musetti non lo trova, 9 metri. Furlanetto, Tanic, ancora Furlanetto, difficoltoso il controllo. Nulla di fatto. Chiama giustamente la calma Francesca Lucchin. Sette minuti, 40 secondi al termine dell'incontro. Lucarini, Stefanelli, Dio Gappo, ancora Stefanelli, Lucarini, Stefanelli, Pugliese, solo 9 metri, Stefanelli, Lucarini, difesa aggressiva in 5-1 per Casagrande, Cazzola, Lucarini, possibile fallo di 2 minuti di Furlanetto su Lucarini. 7 metri guadagnati dal numero 11 giallo-verde e Stefanelli che si incarica della battuta. Stefanelli non perdona. Quarto centro dei 7 metri, Pedro Stefanelli, Mestino torna a più 4 e può respirare. 6.30 al termine dell'incontro. Più 4 Mestino. Mestino che deve serrare i ragni in difesa. Musetti. Furlanetto.
Lusetti, ancora Furlanetto per Tanic, si alza Furlanetto, trova Lukin. Non arriva a De Marchi, contropiede Tanic, la rete. Due minuti a Stefanelli per la spinta su Tanic. 6 al termine, ancora più tremestrino. Dolorante a terra Tanic, molto probabilmente di fianco, si rialza Mariano Tanic. L'applauso del palazzetto intero per lei. Resta in campo stoicamente Mariano Tanic. Lucarini prese in consegna da Simona Artone. Time out chiamato da mister Lucarini. Uno, due, tre, prova. Ciuccia più. L'attesa del rientro in campo delle formazioni, i risultati del pomeriggio: Salerno Nuoro 35-24 e sorpresa Oderzo fermato in casa sul pari da Cassano. Riparte il gioco in questo momento, con 3 reti di vantaggio da amministrare negli ultimi 5 minuti e mezzo di gioco. Cazzola, due gap. Cazzola, la rete, Ivan Cazzola. Mestrino passa in inferiorità numerica, torna più 4. Lusetti, Tanic. Lusetti vede Artoni. Furlanetto, lo scarico per Artoni, fuori misura, errore pesante di Simone Artoni, finora quasi impeccabile all'ala sinistra. Tenta il tutto per tutto mister Corradini, marca uomo di Ogatto. Lucarini, Pugliese, De Marchi, sottomano di De Marchi, c'è Manzini, Tanic, Furlanetto si alza, è fredda, mette la palla alle spalle di Francesco Lucchini. Corra meno 3 Casagrande. Cazzola, De Marchi, Pugliese, ancora Cazzola per Pugliese. Lucarini trova spazio, Lucarini, la rete meravigliosa, spettacolare, Giovanna Lucarini, che giocatrice.
capitalizza meravigliosamente nell'incursione solitaria. Tanic, Lusetti, Furlanetto, Artoni, Lusetti, palla persa. Al termine più 4 Mestrino, Lucarini, Stefanelli rientrato in campo, Lucarini prova l'incursione solitaria, Stefanelli, Diogap, De Marchi, Diogap si libera. Attacco per Diogap, Tanic, la rete di Mariana Tanic per il 24-21, 2.5 al termine, 3 reti di vantaggio per Mestrino. Finale di partita incandescente. Lucarini, Cazzola, Lucarini, prendi 9 metri, 2 al termine, Lucarini, Stefanelli, prova Manzini, no. 9 metri per Mestrino, resta in attacco. 1.45, gioco passivo. Lucarini, la rete di Giovanna Lucarini fa esplodere il Palalissaro. Doppio palo, rete anche per Furlanetto. Top scorer dell'incontro Furlanetto per il 25-22. Pugliese, poco più di un minuto al termine, De Marchi, forse mette la parola fine all'incontro, più 4 Mestrino, 1 al termine, palla persa da Casagrande, predica calma Francesca Lucchini. Per Mariana Tanic a 40 secondi dalla fine, Pugliese pronta a battere 9 metri, attacco lungo per Mestrino che ormai è in tasca i 2 punti. Appoggio murato per Lucarini, 25 secondi al termine, Franco, Artoni prova, la rete sul palo lungo, difesa tutto campo per Casagrande, prova Lucarini, non trova la porta, la ribattuta recuperata da Franco, tiro dell'Italia, finisce la partita 26-23, partita non perdevole di cuore, partita che con merito Mestrino porta a casa, partita dura, partita vera contro una delle squadre più in forma di questo momento. Mestrino che guadagna un punto su Cassano, guadagna un punto su Oderzo e mantiene, almeno per il momento, il secondo posto in classifica. E ora Mestrino avrà settimana prossima, primo di febbraio, sabato 1° febbraio, a Cassano,
un'altra partita pesantissima, importantissima. Una vittoria al palattacca, se non facciamo male i conti, garantirebbe matematicamente i playoff a Mestrina e la salvezza. Resta comunque per il momento la solidissima prestazione delle ragazze di Mestre Lucarini, che escono dal campo con tutti i passi, e che sarà venuto dal punteggio finale. A risentirci dalla Palla di Saro è tutto.